dopo gara tra Lazio e Latina, una Lazio che viene a soffiare un importante successo a Latina. Siamo con Daniele Chilelli e soprattutto con Felipe Manfroi, una doppietta per lui o a secco invece per Daniele Chilelli. Questa Lazio comunque alla fine del primo tempo aveva messo paura già a Latina. Sì, una partita apertissima, al primo tempo perdevamo 1-0, poi ci siamo ritrovati grazie a un gol di Paulinho e poi due perle di Felipe abbiamo portato il risultato a casa. Latina è una squadra molto strana, sta giù in classifica, forse non meritando quella posizione perché ha giocatori importanti e gioca un buon calcio a 5. Noi siamo contenti del risultato, dei 3 punti e adesso una meritata sosta. Ecco, arriva questa sosta, però andiamo un po' ad analizzare questa situazione. Sabato scorso, domenica scorsa, è arrivata la prima sconfitta casalinga proprio a vantaggio dell'Assi, che vi ha soffiato poi la prima posizione. Una Lazio invece che è venuta qui a Latina, sapeva di trovare una squadra comunque in crisi, ma sapeva anche che avrebbe potuto avere una sorpresa. No, sì, noi oggi abbiamo disputato una gran bella gara, forse quello che ha mancato contro l'Asti, no? E comunque il Latina ha una bellissima squadra, come ha detto Chilelli, i giocatori bravissimi, e quindi sapevamo di questa cosa e siamo venuti con tutta la grinta, tutta la voglia per vincere questa partita e siamo riusciti. Ecco, arriva questa sosta, quanto può far bene o se non è così poi? No, per me la sosta lì non fa bene, però ci vuole pure quella, no? Dobbiamo allenare sempre bene, per vincere contro Corigliano in casa la prossima. Bene, intanto concediamo Manfroi l'ultima battuta con Chilelli. Questo Latina comunque hai fatto i tuoi elogi e a tua detta sembra che potrebbe farcela alla fine del campionato. Sì, secondo me ce la farà per la fine del campionato, perché è la mia seconda squadra, tra virgolette, perché sono molto legato al presidente, sono molto legato alla città e ogni volta che vengo qui c'è sempre un ambiente che a me piace moltissimo, ho un sacco di amici qui, quindi tifo per loro sicuramente. Rispetto alle altre squadre che stanno giù, secondo me hanno un qualcosa di più. Adesso sicuramente avranno partite un po' più alla portata e sicuramente usciranno fuori, perché è veramente strano vedere questa squadra lì sotto. Bene, grazie a Chilelli, intanto attendiamo l'arrivo di Arellano proprio qui nella nostra postazione. Ecco, ci raggiunge il saluto cordiale con Manfroi. Arellano, sfuma questa vittoria che sarebbe stato veramente importante. Prima della partita l'aveva chiesto Bacaro, ma tra di voi nello spogliatoio non c'era altro che l'unica parola, la vittoria ad ogni costo, che però è mancata. Sì, infatti questa partita era molto importante per noi, abbiamo lavorato tutta la settimana con la mentalità di vincere oggi, penso lo abbiamo dimostrato in campo, ce l'abbiamo messa tutta, però un po' la sfortuna e un po' anche che abbiamo trovato una squadra costruita per vincere questo campionato e la classifica lo dimostra. Ecco, se analizziamo i fatti, i fattori che hanno poi contraddistinto questa gara, il palo nel primo tempo, forse la grande possibilità più volte di andare al raddoppio, poi addirittura la possibilità per loro per pervenire al pareggio e andare al riposo in parità, tanti aspetti, che cos'è quello che però ti ha lasciato più perplesso di questa gara? No, è un peccato, come ti dicevo, che abbiamo avuto l'occasione per andare in vantaggio. Io penso che se ci mettevamo 2-1 mancando 8 minuti, come abbiamo avuto delle possibilità, sarebbe andata a finire diversamente. Poi alla fine abbiamo sbagliato 2 volte, abbiamo preso 2 gol col portiere in movimento, lì sicuramente dobbiamo lavorare sopra per evitare che succeda la prossima partita. Ecco, lavorare sopra, arriva la sosta, può essere veramente una grande occasione per recuperare qualcuno, soprattutto per poter rivedere Maina, uno dei grandi assenti anche questa sera. Sì, sicuramente il rientro di Lucas ci darà una mano, perché tutti sappiamo le sue qualità. Quindi speriamo che in queste 2 settimane servano per fare rientrare lui
e per continuare a lavorare e raggiungere il nostro obiettivo, che è almeno arrivare a quell'ottavo posto che tutti puntiamo, che sarebbe una cosa molto positiva per questa società, primo anno in Serie A. Un grande risultato. E noi ci crediamo e la metteremo tutta fino alla fine. Bene, grazie anche ad Arellano e dal Palabianchini, è tutto. Lazio batte il Rapido Latina 4-2.